Bentornato oggi sul canale Italiani con notizie come. Il noto conduttore è tornato da pochissimo in televisione ma già lancia frecciate. L'ultima non è certo passata inosservata. Dopo essere rimasto lontano dal piccolo schermo per lungo tempo, anche a causa della malattia che lo ha colpito, Giancarlo Magalli è riapparso in TV. In particolare al conduttore è stato concesso di guidare una rubrica all'interno dei Fatti Vostri, la trasmissione che ha contribuito a rendere un appuntamento immancabile per milioni di telespettatori. E proprio per il successo ottenuto in passato si sarebbe aspettato un po' di riconoscenza in più da parte della Rai, come sottolineato in una lunga intervista concessa ai microfoni del Corriere della Sera, "Mica chiedo il sabato sera di Rai 1. Bastava una seconda serata". Ma non è l'unica bordata lanciata dal presentatore, l'altra colpisce in pieno una collega: "La rappacificazione non c'è mai stata, l'ho cancellata", ammette. Giancarlo Magalli senza freni, Adriana Volpe? Lei ci ha. Sono destinate indubbiamente a far discutere le parole di Giancarlo Magalli, che di recente si è confessato a cuore aperto in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. Il conduttore non ha attraversato un momento semplicissimo, tra la malattia e il lungo stop dalla televisione. Lui che può vantare una carriera di successo lunga 60 anni si sarebbe aspettato un trattamento differente, "meritavo più rispetto", dichiara senza troppi giri di parole. Effettivamente pare che dalla Rai non siano arrivate chiamate dopo che il presentatore ha sconfitto il linfoma: "Sono stato male e quando sono tornato i miei programmi li avevano dati ad altri. Dopo 60 anni di militanza mi aspettavo di più". Alla fine si è dovuto accontentare di una rubrica all'interno dei Fatti Vostri, al timone della trasmissione c'è Tiberio Timperi. E non solo, perché è tornato anche a parlare della collega Adriana Volpe. I due si resero protagonisti di un acceso diverbio in diretta TV nell'il 2017. Davanti alle telecamere il botta e risposta lasciò tutti di stucco. Da allora però pare non ci sia stato alcun ravvicinamento: "Non ho mai litigato con nessuno io, a parte l'innominabile", spiega e poi ammette: "Lei ci ha campato per un sacco di tempo. Per quanto mi riguarda ho scelto di cancellarla dalla mia vita e dalla mia memoria".